ハハハハ Buonasera e bentrovati all'Iriverente. È l'ultima puntata eh, di questo periodo invernale primaverile. Staccheremo per un po' di tempo per l'estate, poi riprenderemo in autunno. E come ultima puntata abbiamo voluto eh, fare di nuovo qualche cosa non solo di riverente ma anche di strano. C'è l'abbinamento tra sport, lo sport della motocicletta e la canzone, la canzone e la canzone della musica leggera. E abbiamo invitato un personaggio particolarmente vulcanico, particolarmente estroso, che si chiama Aldo Gandolfo. Ma da tutti è conosciuto come Super Bowl. Ma... Perché Super Bowl? Ecco, <ride> buongiorno Aldo, grazie Ciao, per aver a tutti. accettato il nostro invito. Tu sei un grande organizzatore. Sei partito con il primo spettacolo. Mi ripeto: il primo spettacolo di motociclismo in, eh, al coperto ed è stato a Genova quando alla fiera se, ne, se non sbaglio, esatto. riuscisti a fare quello che abbiamo visto nelle immagini eh, di apertura. Ecco, è ancora possibile secondo te riuscire di nuovo in un colpo del genere? Oggi le strutture non sono più idonee o non ci sono più i quattrini per poter fare un, una manifestazione del genere? No, eh, credo che comunque tutto sia possibile, cioè nella vita basta che uno abbia delle idee, e le voglia seguire con un certo tipo, con una certa enfasi e robe del genere, alla fine riesce ad ottenere, riesce a farle, riesce a realizzarle. Oggi eh, le manifestazioni al coperto chiaramente sono eh, più difficili da realizzare, però abbiamo tanto spazio all'aperto da poter realizzare cose. Incredibili, basta copiare e far bene, per conto mio si riesce a fare e tutto. Ecco bello perché senza copiare non si può, copiare no, e perfezionare. Io, esatto, io Ma... dico, sempre, dico sempre che un popolo come il Giappone, col quale io sono stato molto in contatto con loro, i giapponesi sono usciti dalla guerra distrutti, loro per vent'anni hanno copiato, hanno migliorato. Oggi forse sono la nazione più importante che c'è al mondo. Difatti è tipico noi il giapponese che girava e gira tuttora con la macchina fotografica. O con la telecamera per riprendere, per copiare. Sì, non si sono mai vergognati trasformare. di questo. Ecco, ma come ti era venuta l'idea di organizzare una manifestazione così importante, così difficile anche eh, da realizzare, con il Super Bowl? E perché si chiama Super Bowl? Così almeno... Allora, i nostri... il concetto è molto semplice. Io eh, seguivo il Mondiale Motocross 125, in quegli anni correva la Gilera e eh, sono stato in America a seguire due gare del mondiale, sia 125 che 2,5, ho fatto la traversata dell'America in Vespa insieme alla mia fidanzata che adesso è mia moglie e siamo andati a vedere il Super Bowl di Los Angeles. Prima abbiamo visto il motocross a Filadelfia, poi siamo andati a vedere il Super Bowl a Los Angeles, quelli nello stadio, però quello famosissimo era quello a Houston al coperto. E mi ha affascinato talmente tanto questa cosa che ho detto, quando sono tornato a casa in Italia mi sono ritrovato con un mio mentore, che era eh, il signor Cecchi, responsabile della comunicazione Piaggio. della Piaggio, esatto, grande amico di Alfredo Provenzali, Bravo. e con loro praticamente seduti a un tavolo, ho detto ma perché non lo portiamo alla fiera di Genova? E gli ho detto io, povero Tapino, per me sarebbe molto bello ma molto difficile perché non ho l'entratura entrature. beh ma noi siamo la Piaggio voglio vedere se non ci danno la possibilità di realizzare questo e abbiamo fatto questo esperimento incredibile prima volta in Europa 1980 ecco hai parlato di due grandi personaggi eh, del mondo uno del mondo del giornalismo che era Alfredo Provenzali un grande amico, un grande personaggio un, eh, uno dei giornalisti a tutto tondo che ha avuto il nostro paese, che ha avuto la RAI, e di Cecchi che io ho conosciuto molto bene, che era appunto l'uomo d'oro della comunicazione in quegli anni quando la Piaggio era veramente eh, sulla cresta era, del mondo, con grosse cioè, eh, diciamo, motociclette e motorini anche, no? che in sì, quel sì, momento sì, sì. Eh, stavano invadendo non solo il mercato italiano ma il mercato mondiale. Tu sei un manager, un manager dello sport. Noi recentemente abbiamo ospitato una tua collega che è eh, Matilde Tomagnini, che tra l'altro ha parlato anche di te. Ma tu sei un manager un po' diverso perché lei era inserita ed è inserita in una struttura, in un'azienda, mentre invece tu sei diciamo, un libero professionista. E il, il fatto di passare con un, una certa disinvoltura da un tipo di manifestazione all'altra ti rende ancora più eclettico nel tuo essere perché. Eh, ti piace inventare, copiando come hai detto te, sì. ma sei riuscito anche a rilanciare un locale che era il locale del, dei giovani degli anni 60. Sì, no? Lazio. È... E ed oggi, eh, nel, nell'escurso della tua attività, ecco, rileggiamola un po' insieme, questi anni passati a, ad inventare e a copiare, copiare ed inventare guardando alla motocicletta e oggi guardando a qualche cosa d'altro che ne parleremo più tardi. Io nella, nella mia, la mia storia che a volte rileggo dentro di me, magari la notte prima di andare a dormire, dove del genere, ho fatto diversi salti della quaglia, cioè, nel senso che sono passato da giornalista a organizzatore, da organizzatore a giornalista, ho gestito la comunicazione per la Priglia, ho gestito la comunicazione con, per, per la Onda, ho lavorato per Telemonte Carlo per TF1. Per Eurosport, sempre nell'ambito comunque dei motori, e l'ultima mia esperienza motoristica a 360 gradi l'ho fatta nel, nel moto mondiale dove sono stato per circa 20 anni. E, e in quel mondo io ho fatto l'esperienza più bella della mia vita perché ho lavorato per due anni con una persona che mi è rimasta nel cuore e credo che sia nel cuore di tante persone che è Marco Simoncelli. Marco Simoncelli mi ha trasmesso quella voglia di vivere, quella voglia di, di essere eh, aperto, gentile con le persone come solo lui sapeva fare e questo mi ha lasciato molto l'amaro eh, in bocca. Però ho, ho fatto tante esperienze di questo tipo, sempre nell'ambito motoristico e mi hanno arricchito notevolmente. Poi a un certo punto ho detto ma fermiamoci un attimo. Ecco ma tu non ti sei fermato no non mi sono nelle, fermato nel, 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 diciamo nel, nell'arco della tua carriera perché forse non abbiamo messo con i telespettatori bene a fuoco il personaggio no? tra l'altro un personaggio uno strano perché insomma le origini sono di Pieve di Teco sì sì e ma ne, ne sono Teco orgoglioso che ne, ne sono orgoglio, molto giustamente orgoglioso. e è, hai girato il mondo hai girato il mondo sempre e comunque sulle due ruote mai ti sei lasciato attirare mm. dalle quattro ruote dai rally No, dai Rally beh ho fatto il navigatore. Per, con. Però non eh, hai organizzato. Fatto, no, non ho, or, sì, ho organizzato a livello eh, motociclistico e automobilistico, fuoristradistico, due edizioni del Rally dei Fiori, ma non il Rally dei Fiori Sanremo, ma il Rally dei Fiori Moto e EMA. Che partiva, è partito da tre località diverse, è arrivato poi ad Alassio, poi da Alassio ha finito a Sanremo. Abbiamo percorso praticamente quasi tutte le strade dell'Alta Via. Eh, dell'alta via dei monti liguri eh, quella è stata un'altra esperienza ecco, c è, c è, che ho fatto che ti ha portato sempre da romantico a rivalutare un po il tuo entroterra, quello che sì io io, io a me piace tantissimo a me piace tantissimo l'entroterra. Eh, quando io andavo da mio nonno a pieve poi avevo 16 17 anni poi andavamo al, alla cola dei signori stavamo su il 15 d'agosto con le tende dove c'è cioè, a me è sempre piaciuto io sono eh, affezionato a pieve una battuta tra parentesi per le varie cose che ho realizzato eh, non più tardi di un mesetto fa ci hanno ospitato eh, i, i ragazzi di Basta poco a fare uno spettacolo al teatro Salvini di pieve e per me è stata una cosa meravigliosa confrontarmi con quelle 99 persone sedute in poltrona e poter fare due che poi ho fatto due scemate insieme a uno. Perché un mio fai amico... anche l'attore, sì, insieme a la no? un personaggio che tu conosci che è Ennio Pogliano di, sì, di Alassio sì, anche certo. lui e si siamo divertiti e aver fatto questo a Pieve per me è stato meraviglioso. Che bellissimo. Ecco, peraltro, vedete che eh, l'immagine che abbiamo di questo, di questo nostro ospite, di questo personaggio, è veramente meravigliosa. Perché adesso gli chiederemo, visto che ha parlato prima della copiatura e dei giapponesi che gli sono. Eh, rimasti così impressi, ecco, quale eh, particolare ricordi, quale episodio ricordi della tua permanenza in Giappone legata al mondo sportivo e non solo? Beh, io il Giappone lo adoro. Eh, lo adoro a tal punto che ci sarò stato 25-30 volte in Giappone e ho sempre cercato di ritagliarmi due giorni, tre giorni da girare da solo a Tokyo. Quando io i primi anni che andavo in Giappone ancora non c'erano le scritte in inglese o c'erano relativamente, però io non ho mai avuto problemi in Giappone. Cioè, ho più problemi a girare qua da noi, a trovare una strada, che trovare un'indicazione in Giappone. E come mai? Perché loro sono gentili, loro ti. Loro sono sempre disponibili, tu trovi sempre qualcuno e se non ci riescono si danno i pugni in testa. Cioè questa è la cosa bella, ti racconto un aneddoto bellissimo. Io nel 2000, il sì, 2000, primo anno che ero in Aprilia, sono andato in Brasile, poi dal Brasile dovevamo andare in Giappone e in Giappone io ho portato prima Marco Melandri a vedere Los Angeles. Eh, ricordiamo Islander. chi è Marco Melanti. Marco Melanti è, è stato un pilota eh, certo. eh, della de, de, de MotoGP, notevole, adesso corre ancora nella superbike. Poi avevamo l'appuntamento con Valentino Rossi a Tokyo, insieme siamo andati in macchina a Montegi, che era... Siamo arrivati a Mito, che è il paese prima di Montegi, e non sapevamo dove andare perché arrivavamo di notte. Abbiamo visto una pizzeria, un, un localino, abbiamo chiesto, è uscito un ragazzo. Giuro, questo ragazzo mi ha fatto una pena incredibile perché ha guardato la cartina tutto quanto e non riusciva a darci le indicazioni, ma si dava i pugni in testa perché non riusciva a darci le indicazioni. È un popolo straordinario, ti dico. Io, se qualcuno ha la possibilità di andare nel Giappone, ci vada perché è qualcosa di diverso, ma di meraviglioso. E beh, vedi, ci cioè, stai affascinando con, con il tuo racconto. Ma eh, ci spostiamo eh, dal Giappone, torniamo in quelle che sono state e sono tuttora le gare e le competizioni più difficili, una per tutte è la Parigi-Dakar. Ecco, dalla Parigi-Dakar che ruolo hai avuto e quali emozioni eh, hai provato purtroppo, purtroppo devo raccontare un aneddoto brutto. Io nel, proprio nel 1980, eh, esattamente nel, sì, nel 1980, stavo organizzando di partecipare alla Dakar con un mio amico che si chiamava Giuseppe De Tommaso, giornalista, di motosprint. Avevamo trovato la, la macchina, la Watts, che ci dava. e poi ero stato in America proprio a vedere. Ritornando, avevo scelto di organizzare il discorso a Genova e a lui avevo detto: guarda, io purtroppo non riesco a venire con te. Lui si sì, era organizzato per conto suo, era andato con altri eh, due eh, personaggi, cioè tecnici della, eh, della Fiat, erano andati con la campagnola, sono morti tutti e tre. Non erano in gara, erano al seguito della Parigi Dakar. E per me la Parigi Dakar mi ha segnato talmente tanto che non sono più, son più riuscito nemmeno ad avvicinarmi eh, marginalmente, anche se poi ho conosciuto Thierry Sabino, organizzatore, e via dicendo, abbiamo avuto anche dei rapporti di lavoro. Però non, proprio non, non sono riuscito a, a entrare nelle, Beh, per certo. quel ricordo funesto che, che avevo. Immagino, immagino. Comunque è, è sempre difficile quando si perdono. Delle vite, che eh, soprattutto sì, quando si perdono degli amici. Degli amici. Ma eh, dimentichiamo un po' la tristezza in questo esatto. momento e, e il vulcanico Aldo Gandolfo. Adesso, che cosa si è inventato? Si è inventato di organizzare negli ultimi anni eh, anche concerti. Ecco, per, eh, insomma, questo... Forse il, il, il rimbombo del motore delle, delle moto, <ride> gli scarichi delle marmitte. Ti hanno un po' stancato, forse la musica lo no, stesso è sempre musica comunque. Per me, sì, è sempre musica comunque. In ogni caso io amo tutta la musica, eh, a volte mi dico: ma ami anche la musica classica? Sì, amo anche la musica classica, non vedo perché, eh, come la musica lirica, tutto quanto. Chiaramente propendo di più per la musica eh, leggera. Per, per, eh, due anni fa c'erano gli ACDC a Siviglia, sono partito sono andato a vedermi gli ACDC a Siviglia. E poi tre anni fa, ma era già un qualche anno che avevo in mente questa storia, non ho mai trovato il personaggio giusto. Poi a un certo punto parlando con eh, Stefano Mannelli che gestisce, il eh, prima si chiamava Movide, adesso si chiama Frontemare, a lui è scattato lo stesso voglia eh, come, ho avuto, come avevo io. E ci, abbiamo detto, ma perché non organizziamo una serie di concerti? Cioè, scusami, questo, questo personaggio è un, è un esercente, è un commerciante, è come sì, praticamente il tuo è figlio che gestisce il esatto, esatto. Zubrek, famoso, possiamo dirlo, anche se non Vabbè, è pubblicità, perché sì, sì, è, un, però, è un locale è storico. È un'istituzione, 75 anni possiamo, che esiste. Esatto, quindi... esatto. Pertanto diciamo che nasce dal basso Nasce dal idea. basso, proprio dal basso. Allora abbiamo fatto una prima edizione a Garlenda, un po' tutto particolare, chiaramente come tutte le cose all'inizio. una prima edizione di che cosa? Del festival. Ah, Riviera, Riviera sì. Music Festival. Ah, ecco, vedi. Eh, Lì non l'hai come... copiata in Giappone, no? No, quella non l'ho copiata. In giapponese copiato. non c'è niente. Non l'ho copiata, niente di giapponese, ma ho, compiato, ho copiato da tante formule comunque musicali che ci sono certo, in giro per certo. il mondo. E viva l'onestà intellettuale! Ma no, ma soprattutto di eh, cioè, abbiamo uno dei festival più grandi. Che ci sono dalle nostre parti, che le, le feste che fanno ALBA e via dicendo, sì. le, le, adesso mi, mi sfugge il Perché nome, e credo che, che copiare chiaro. Repressione, espansione, sì, Purtroppo sai con questa barba bianca quindi, a volte ti sfugono i, i nomi. Poi magari mi viene in mente prima della fine ma certo, faccio certo, la sparata certo, come certo. parte da Barolo ecco. eh, parte, e, comunque, parte comunque da, un da Barolo. Che più sì. che due abbiamo un e, e comunque copiare sicuramente nella vita è la cosa più bella che ci possa essere, soprattutto se, se hai l'umiltà di sapere che stai copiando e cercare di migliorare comunque. E allora abbiamo organizzato questa prima edizione a Garlenda che chiaramente ha avuto i suoi riscontri negativi dal punto di vista economico, poi abbiamo proposto lo stesso discorso a, a Lassio, nella prima edizione di, di, di Garlenda avevamo Daniele Silvestri, nella seconda edizione abbiamo avuto la, la Fiorella Mannoia a Galassio con altri artisti comunque e poi l'anno scorso abbiamo avuto Caparezza che era il personaggio un po' emergente della musica eh, italiana e quest'anno, cercando di celebrare i 40 anni del, di un personaggio incredibile della musica leggera italiana, Venditti, abbiamo cercato di portarlo ad Alassio anche perché ha, una, ha un, una tipologia di collegamento. Eh, lui è il suo tour è nel segno dei pesci. Alassio ha due pesci che si baciano, quelli disegnati da Berrino, e quello diciamo, ha detto, Ma dai, facciamo questa cosa qua. E ci siamo... Lanciati anche in questa avventura. Invece, io pensavo, interpretavo eh, dalla musica al calcio, dalla moto al, al calcio, con eh, no, la canzone dedicata alla Roma. No, no, no. Niente, eh, niente, eh, di, di, tutto ciò, di, niente di tutto ecco, ciò. Oltre venditi, altri personaggi del mondo della canzone, sì, fanno parte diciamo, del tuo team, per usare un termine sì, motociclico. infatti, ci sono tre, eh, tre eventi al porto di Alassio che sono venditi il 20 agosto, il 21 agosto ci sono i Bundabace che è un gruppo emergente, giovane, eh, lo vediamo molto, adesso passare sul sì, teleschermo, esatto, eh, Molto bello, che uniti a un altro gruppo di, di, eh, di giovani che si chiamano i Blue Beaters e poi l'ultima sera è la ragazza che sta vendendo di più adesso e che ha, non so se due o tre addirittura dischi d'oro già, già ottenuto, che è Federica Carta, una ro romana una ragazza... Bellissima tra parentesi, la vediamo eh, con un ospite che purtroppo non possiamo ancora annunciare. Non vuoi sarà, proprio, no, no, non vuoi sarà proprio. veramente una sorpresa in assoluto. Ecco, è un po' come <ride> le gomme: quale gomme eh, sì, sì, utilizzerete? È segreto, perché poi ti segreto. copiano e vanno più ecco, fuori. Vedete, vedete quanto <ride> è vulcanico, quanto è eclettico questo personaggio. Che sì, è un manager, ma è un manager di tutto. cioè Io non mi stupirei che domani mattina tu diventassi non so la gara de, di corso delle formiche piuttosto che Beh, quello sai in testa no, non ho in testa vedi uno visto dei, che non ci vuoi dire il perso una delle persone faccio un po' capire cerca di aiutare una delle modettivo. persone una delle persone che mi ha mi ha stimolato e ne ho visto anche dei degli spezzoni del, del programma vostro e quando hai nominato eh, Carlo Tomagnini papà della Matilde io nel 77, 78, 77 avevo dato una mano, era un pisquello che faceva il giornalista, scriveva qualche pezz pezzullo a destra e a sinistra. E lui mi ha detto, dai, dammi una mano, dammi una mano, ma io te la do volentieri. E mi ricordo sempre, ho portato, tra i, eh, ho portato un motociclista che era Mandracci, Mandracci che tutti penso in Liguria lo conoscono stato campione del 500, eh, purtroppo mancato, quello che, che ha creato il circuito di carte a arma di taglia, e l'ho portato e poi ho seguito alcuni altri, eh, un, anche un giornalista famoso dei rally eh, di, 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 di Sanremo, l'ho portato da lui e mi sono talmente appassionato a quella gara che ha, si è inventato dal niente, perché è stata veramente una cosa incredibile. E quello spirito, non so, mi è rimasto. E mi, piacerebbe, sì, una, un, mi, pi mi piacerebbe tanto avere la creatività di riuscire a realizzare qualcosa un po' di straordinario. No? Cioè, perché poi in fondo dietro. La genialità c'è sempre un po' di estrosità particolare. Ah, no, no, per forza. Se non hai creatività e eh, eh, non sei. E anche un po'... un po' di sregolatezza, diciamo. Questa è alla base: eh? è alla eh? base di tutto, è le base di tutte le fantasie. Sì, eh, quello che mia moglie mi ha sempre, mi ha sempre eh, bastonato per quello. Perché prima di eh, cercare di avere delle idee, pensa quanto costano le idee capito perché beh, e, e, e ci riporti io mi permetto sempre di definirlo grande Tomagnini perché chi non l'avesse conosciuto comunque è stato un personaggio veramente di tutto rispetto che riusciva eh, beh, sì, a, sulla è... sua pelle diciamo a organizzare manifestazioni di livello internazionale se penso a quando portò ad Alassio nella piazza dei partigiani la piazza più più grande all'epoca eh, della città i, lo sciacagiare eh, 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 lo il, cioè il, il, quelle, quelle cioè, enormi, eh, enormi macchine che servivano per fare cioè che andavano a tre all'ora esatto. lui ha messo dei, dei ecco, piloti, un po a, i piloti a 300 che... all'ora e beh James Hunt eh, Clay Regazzoni eh, lo stesso Mandracci eh, Alboreto eh, ne ha messo, non è riuscito a portare Villeneuve ma abbiamo mandato un emissario a cercare di prelevarlo da Maranello, però comunque in ogni caso ci ha provato, ci ha tentato. Vabbè, vabbè, ma Carlo ne ha fatto di tutti i colori. Lo striscione, questo... lo striscione a Las Vegas, eh, cosa è, è stato? Esatto, cioè. esatto. Eh. esatto. Riuscì a fare la pubblicità a Sanremo, sì, eh, ma eh, senza, senza spendere un centesimo, no, tra l'altro. Eh. Dovremmo dedicare veramente una, una tradizione al ricordo di Carlo Tomagliani. Sì, sì, comunque sì, sì. comunque il, il discorso per voi, telespettatori e capire quanti personaggi di spicco abbiamo su questo nostro territorio e che magari a volte rimangono nascosti oppure l'oblio se li porta via. E allora è il tentativo ecco, di portare nelle vostre case qualche momento di ricordo, qualche momento eh, di passionaccia che prende un po' tutti e oggi e stasera devo dire che Aldo Gandolfo ci ha permesso di partire dalla motocicletta arrivare alle quattro ruote, arrivare alla tristezza e al rischio che certe gare purtroppo. Eh, non solo su pista no? eh, purtroppo il rischio c'è sono molti i piloti che eh, sono morti, sono Mal, morti malgrado adesso ci sia molto più sicurezza c'è più sicurezza però sicuramente però sempre. insomma adesso speriamo che tu non rischi con, con, con i cantanti perché credo che non ti fermerai sicuramente mm. al, al discorso legato Venditi, pertanto, noi ti ringraziamo per essere stati con grazie noi. Grazie a voi. Hai fatto passare qualche minuto eh, di, eh, di ricordi e nello stesso tempo ci hai dato notizie che sicuramente avranno apprezzato come ho apprezzato io i nostri telespettatori. Io spero. Grazie, Aldo, per grazie essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Noi Grazie a voi, telespettatori, per averci seguito per questa eh, settima edizione dell'Ingriverente e ci prendiamo qualche qualche mese di vacanza anche perché permettiamo a tutti sicuramente di passare l'estate eh, o in spiaggia o comunque alla sera in, in giro per, le vostre, per i vostri paesi, per le vostre città. Ritorneremo, se Dio vuole, speriamo, in autunno. Vi ringrazio, buon estate a tutti e grazie ancora per averci seguito.